i found that photo in the sofa and it's from way back in no one so i guess there's much i never told you like who i am who i love where i've been and where i came from Salve ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Anche oggi sono qui sul terrazzo di casa e eh, pochi giorni fa abbiamo provato la DJI Fly 1.6.1. È stata rilasciata proprio pochi giorni fa, eh, dopo l'uscita del DJI Mini 3, questa applicazione, ma dopo così poco tempo c'è già stato un aggiornamento. Stamani mattina è uscita la DJI Fly 1.6.2. Cosa c'è di nuovo? Beh, eh, non sembra ci siano grosse cose. Vedremo però insieme cos'ha di nuovo questa quest app. Come si comporta il mio DJI Mini 2 con questa applicazione. Però, ragazzi, una premessa: questi video suscitano veramente tanto interesse e questo mi fa veramente piacere. Pensate che il precedente video siamo arrivati a 3.000 visualizzazioni in tre giorni, grazie a voi, quindi ragazzi io vi ringrazio di tutta questa attenzione che eh, state dando a queste prove e, e oggi proveremo questa nuova applicazione. Però se questo video arriverà a 3.000, a più di 3.000 visualizzazioni in una settimana, vi prometto, eh, questo è un impegno, vi prometto che il nuovo aggiornamento della DJI Fly lo proverò in un posto speciale. Si è alzato anche un po' di vento, lo manderemo in quella direzione là, vedete c'è una luce spettacolare e vediamo un po' come si comporta. Vediamo, proviamo alcune funzioni, la bussola, vediamo se ripristina le impostazioni default, come il segnale, facciamo un po' di prove e poi alla fine tiriamo un po' le conclusioni se merita aggiornarla. Questa applicazione si trova solo per iOS attualmente, ma a breve sarà rilasciata sicuramente anche per Android. Per aggiornarla, andiamo sull'App Store e eh, troveremo lì l'aggiornamento. Basta, facciamolo volare, vediamo su impostazioni cosa ci dice la versione è la 1.6.2 build 626. Bene, abbiamo aggiornato all'ultima DJI fly, vado su vola, vediamo il fix dei satelliti e eh, a quattro satelliti il drone ancora non sente i satelliti, il che non mi fa ben sperare. L'altra precedente versione eh, aveva subito sentito più di 10-12 satelliti, mentre questa è un po' più lenta ad agganciare i satelliti. Ha eh, agganciato il punto, vedete, però i satelliti sono sempre pochi. Vediamo un po' adesso se eh, lo facciamo salire in quota cosa, cosa succede. Ok, allora vado a ridurre un attimo la mappa, mettiamo la mappa nella visualizzazione standard e vedo che l'orientamento del drone è corretto. Direi ci siamo, adesso proviamo a vedere un po' come va lo streaming con questa applicazione. I satelliti adesso sono 18, quindi ok. Il numero di satelliti adeguato è stato agganciato il drone vola dritto eh, che il mini 2, ragazzi, è veramente un gran drone, sono arrivato a 250 metri. Ho passato la zona dove generalmente ho una forte interferenza. Vado a fare un orbit manuale qua. Guardate che bellezza! E direi che lo streaming è ottimo. Veramente nessun, nessun problema. No, vabbè, veramente ottimo. Faccio partire la registrazione, vado su video. Automatico, va bene. Registriamo una breve clip. Andiamo a bloccare l'esposizione. Con Android questo ancora non è possibile, almeno non con tutti i dispositivi. Ho qualche lag, ma sono abbastanza distante. Comunque, tutto sommato mi sembra... Comunque lo streaming video è buono, vedete ho qualche lag, specie se lo abbasso un po', ma sono in una zona con forti forti interferenze. Sto registrando la clip, vediamo se eh, togliendo la registrazione il drone eh, lo streaming migliora. Vediamo un po', provo a rimandarlo un po' indietro. Beh sì direi che senza la registrazione del video il drone è più fluido. Quando invece vado ad attivare, riproviamo, attivo la registrazione, sono a più di 300 metri, vediamo se vedo qualche lag. No, tutto sommato il drone va bene, va molto bene. Non male, non male direi. Proviamolo a mettere in modalità cinema. Ero in modalità sport. Facciamo una carrellata tra queste balle di fieno. Guardate che spettacolo. Provo in normal adesso. Ho avuto uno scatto sulla gimbal. Probabilmente per colpa mia. Vedete se compio delle manovre particolari eh, la gimbal scatta un po' ecco questo non mi piace non mi piace veramente riproviamo la stessa manovra di prima voglio avvicinarmi a questo gruppo di balle di fieno e quando arrivo abbasso la gimbal e faccio salire il drone vai abbasso abbasso e adesso faccio salire il drone Vediamo come si comporta. Adesso ha funzionato correttamente. London. Voglio però adesso andare a vedere una cosa. Voglio andare sulla uh, personalizzazione dei comandi, uh, impostazioni e stabilizzazione avanzata, provo a modificare i parametri e voglio vedere se li ripristino. Vediamo che la velocità di beccheggio viene correttamente ripristinata E vediamo se la fluidità di beccheggio viene ripristinata No, sì, sì, viene ripristinata Velocità di imbardata non viene ripristinata Non tutti Non tutti li ripristina, vedete? Alcuni sì e altri purtroppo no Fluidità di imbardata la fluidità non viene ripristinata bene ci siamo ragazzi questa prova è conclusa bene ragazzi abbiamo provato la dji fly 1.6.1 e sì, c'è stato qualche piccolo problemino, non so se dipende dall'applicazione, però ci sono due cose da dire. La prima, i satelliti vengono agganciati più lentamente. Uh, L'altra volta ho acceso il drone e avevo già subito più di 14 satelliti, adesso invece appena ho acceso il drone uh, il simbolo era arancione e avevo solo 4 satelliti. Non so se questo possa dipendere dall'applicazione o da altri fattori, però è un dato di fatto. Un'altra cosa che ho riscontrato è un'anomalia di comportamento della gimbal. Sono andato a fare una manovra, a fare un'inquadratura un po' particolare, mentre il drone andava avanti io abbassavo la gimbal e eh, dopo facendolo salire ho notato uno scatto proprio della gimbal che, eh, che avete visto e vi rimostro adesso. Io non lo so, ho fatto altri test e ho sempre qualche timore quando vedo un comportamento anomalo, quindi un'applicazione da tenere un po' d'occhio, fatemi sapere se avete riscontrato qualche anomalia, ragazzi io vi rammento se vi va di iscrivervi al canale, lasciatemi un like, un supporto per voi è gratuito e per me invece è ehm, fonte di incoraggiamento, mi consente di andare avanti e portarvi sempre più video. Ci vediamo in un nuovo video. Alla prossima. Ciao.